Sono Rocco Rinarelli, sono sarto a Milano da 59 anni. Ho iniziato a 6 anni che mi portavano in sartoria come fosse un asilo nido, per dire, si usava così. Potevo fare il barbiere, potevo fare il calzolaio, all'inizio li ho fatti tutti e tre e poi alla fine ho deciso di fare il sarto. Noi artigiani abbiamo da una parte la voglia di lavorare e ci sentiamo di non fare pensionato, per dire, abbiamo provato tanti a smettere e poi dopo un po' si è ripreso perché si è capito la sartoria è diventata un salotto, come si dice, un posto di incontri, ognuno ci si racconta le proprie esperienze e questo aiuta, per dire, a migliorare, a... non solo nel lavoro ma... Adesso sto segnando una giacca, ho fatto al cliente la prima prova, qui bisogna fare molta attenzione per poter avere alla fine un buon vestito su misura, bisogna correggere bene i difetti che si sono visti nella prima prova. Mediamente ci vorrebbe per fare una giacca 3-4 giorni, le 40-50 ore dipende anche dalla persona che la fa. C'è la persona che ci mette 10 ore in meno e quella 10 ore in più, perché questo è un lavoro, come si dice, personale. Ogni persona ci mette del suo, non ci siamo due artigiani uguali, diciamo. Alla fine ognuno fa il suo prodotto. Avere una buona tecnica vuol dire preparare una buona segnatura dei difetti e delle cose da migliorare. E allora il sarto, se ha fatto bene la sua esperienza, queste cose le vede e sa come segnarle. Come esperienza di 10, 15, 30, 40 anni di esperienza, queste cose le vede più facilmente. L'esperienza fa l'eccellenza, l'esperienza, la capacità. Non era, come si dice, solo la teoria. Ma tu questa cosa la devi mettere in pratica tutti i giorni.